Sì, per morta. Possiamo continuare a darti tu adesso che sei regina delle... Sai com'è? Sai com'è? Sì, certo, qualche volta però. Come ci si sente? Bene, molto bene. No, nel senso che molto probabilmente non sto avendo neanche molto tempo per... C'ho solo un po' di mal di stomaco, quello sì, ce l'ho da 3 giorni, sto mal di stomaco, proprio un... Però sono contenta. Senti, questa decisione di Dio ci ha un po' sorpreso tutti. Hai visto? Ma sempre io mi sorprendo. Pessimo. No, come pessimo? Bellissimo. Bellissimo, romantico da una parte, bello, ma da una c'è il laptop, però non si è rimasti male. Bene per la vittoria, ma male per il re. Quando davvero hai detto di Toronto, eccetera, ma l'hai pensato giorno dopo giorno, convincendoti sempre di più, e l'avresti fatto anche se oggi perdevi, o se sì, perdevi sì. 3 giorni fa, lo dicevi, ce lo dicevi? Non l'avrei detto, l'avrei detto dopo, l'avrei detto quest'inverno. Ah. Quindi, sì, stamattina mentre tornavamo in hotel, cioè mentre venivamo dall'hotel al circolo, ho detto ragazzi, comunque vada, vinco, perdo, oggi penso che sia lo scenario, cioè la situazione perfetta per fare una cosa del genere. Quando l'hai detto a Fabio, lui aveva mai reagito, ci credeva oppure l'hai detto? Fabio da un lato è contento, dall'altro un pochino meno, perché comunque sia un cambio un pochino di vita, no? In generale, nel senso che egoisticamente lui dice meglio che giochi, perché se giochi so che ti vedo sempre, so che ci vediamo a tutti i tornei, abbiamo comunque le stesse routine, quindi lui da una parte dice io preferisco che tu continui a giocare, però dall'altra poi è contento perché comunque sa che gli sforzi che ho fatto in tutto in questi anni, e anche contento perché magari posso essergli più vicino in alcuni aspetti. Anche in qualche torneo, puoi andare dove prima non andavi, c'è cioè... Guarda fra. Chi è? È lì. Parlo del diavolo. Ah, eccolo. Parlo del diavolo. No, dicevo qua. Sì, sì. Tipo qualche volta puoi andare anche a vedere il torneo, dove saresti andato, solo uomini, proprio così. Sì, ma poi vediamo, questo non è una cosa che ci preme, diciamo, assolutamente. Senti, quando nessuno tennista ama parlare dei soldi, perché diciamo, è importante vincere. Ma diciamo, qualche volta. Però per sapere, 3 milioni e 3 sono... Vale, sono tanta roba. Uno cosa fa? Pensa, meno le tasse, togli le tasse però. 30 o 35? No. Assai. Vabbè, cosa fa? Compro una villa a New York? Non so, no. Ma guarda, io sono stata sempre abbastanza parsimoniosa, come direbbe mio papà. Sì, io penso che a 8 anni, 9 anni chiedevo a mio papà: papà, ma non me la puoi dare una sicurezza economica? La mia domanda era: a 8 anni c'è una bimba che ti chiede una cosa del genere, dici no? Quindi diciamo. E mio padre ha fatto: ma papà, ti ha mai fatto mancare qualcosa? E ho fatto: no, no, vabbè, allora stava bene, tu non ti preoccupare. Non sono una. Ho sempre avuto una vita abbastanza normale, nel senso non grandi lussi, mi sono tolta i miei sfizi e sicuramente continuerò a farlo, però non lo so, sinceramente non è una cosa a cui ho pensato in questo, cioè non so. E cosa c'è per tutti così? E vince il titolo così, eccetera. Poi anche un altro ci pensa, quello che ha avuto poco tempo, insomma, è questa. Beh, questa sicuramente è unica. Però viene messa in un contesto di carriera perfetto, bellissimo, dove, cioè, alla fine, se ci pensi, no, hai vinto un grande slam, hai vinto un super 9, tra virgolette, 4 volte Fed Cup, top 10. Due volte, top 10, vinto numero 1 in do, cioè, che vuoi di più? Tutto
Mi devo? E vabbè, piano piano, anche quello, anche quello arriverà. Beh, oggi è stato un gran giorno per l'Italia sicuramente. Ho visto, non sono una che guarda molto i giornali, soprattutto prima delle partite, però su Instagram ho visto tantissime foto di testate importanti dove noi eravamo in prima pagina. Quindi sicuramente questo è un... Sai, con tutti i problemi che ci sono, con tutte le cose che comunque si affrontano quotidianamente, sicuramente è una bella boccata d'ossigeno per tutti quanti. Cioè, comunque sia, sai, i desideri, la speranza, perché comunque alla fine questo era il nostro sogno, no? Il nostro desiderio, vedi che comunque può diventare realtà e questa è una grande... È un grande messaggio di forza che comunque si può trasmettere a chiunque, poi lo può adattare alla propria vita, no? A prescindere che sia sportivo o no. Hai pensato cosa farai dopo? Non lo so. Passerò un po' di tempo scoprendo che cosa mi piace fare. Nel 2013 a Wimbledon, quando eri fuori dalle prime 100, eri già cominciato a ventilare la possibilità di smettere, avevi detto che non ti sarebbe dispiaciuto fare la capitana di Boh, non lo so, in questo momento non lo so. Sicuramente non vedo la mia vita senza il tennis, nel senso che mi piace. È qualcosa che dentro di me è qualcosa che mi piacerebbe comunque coltivare, costruire qualcosa. Trasmettere tutto quello che ho vissuto, no? Perché comunque sarebbe un peccato non far arrivare agli altri quello che tu hai vissuto, che è stato meraviglioso. E nonostante sia uno sport molto duro in alcuni aspetti, comunque sia mi ha ricompensato in una maniera unica. Io? No, io non penso di essere una buona maestra. Non mi vedo in grado di... un bambino piccolo non saprei come impostarlo, tra virgolette. Molto... Ci pensa lui. Stavo dicendo, ci pensa lui. Però sicuramente qualcosa si potrebbe fare, nel senso metodo di allenamento, quello che magari ha funzionato per me, provarlo a farlo fare a qualcun altro e vedere se anche qualcun altro funziona. Non lo so, bisognerebbe sedersi un attimo a tavolino e ragionarci un pochino su. Ma